Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi cominceremo con i tutorial relativi ai pezzi allegati al fascicolo numero 3. Come sapete dal precedente video dell'unboxing, il fascicolo numero 3 prevede il montaggio delle fasi di assemblaggio dalla 7 alla 10, fasi che per la maggior parte riguarderanno il telaio della nave, con una sola parte dedicata allo scafo esterno, che è la parte dorsale del collo dell'Enterprise D. Bene, prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche ovviamente sulla campanella, in maniera tale da essere sempre avvisati quando uscirà un nuovo video. È gratuito, però a me consente di avere, diciamo, quel ringraziamento, quella piccola gratifica che mi aiuta ad essere sempre più incentivato a proporvi nuovi video e nuove cose qui sul canale. Vi ricordo altresì di iscrivervi al canale di Extra Track, con il quale collaboriamo per questa build. Extra Track è un sito web dedicato al mondo della fantascienza, in particolare a quello di Star Trek, dove però trovate argomenti relativi a tutta la fantascienza in generale. Ci sono anche io con una piccola rubrica dedicata al mondo del modellismo nella fantascienza. Mi raccomando, iscrivetevi, perché è veramente, sia il sito e sia il canale sono due cose che meritano veramente tanto, come spero meriti anche il mio canale. Quindi iscrivetevi. Quest'oggi andremo a cominciare con il tutorial dei pezzi del kit numero 7, quindi fase 7. Ok? Andiamo a cominciare. Attivare! Bene amici, allora accingiamoci a cominciare. Come potete vedere dal fascicolo, dovremo montare come prima cosa il banco phaser all'irridosso della dorsale del collo dell'Enterprise D. Vi ricordo che il fascicolo, come indicazioni, indica le parti colorate in giallo come parte da montare, quindi il colore ovviamente del pezzo sarà differente, ok? Quando vedete che il pezzo è giallo, significa che in quel momento sta considerando il pezzo da montare, mentre vengono indicate in rosso le viti, ok? Tutto il resto, quindi tutto quello in grigio, indica parti che per il momento o non sono da montare o fasi successive di montaggio, quindi le potete tranquillamente trascurare, servono solo per avere un'indicazione di come va orientato magari il pezzo, ok? Bene, allora cominciamo. Prendiamo subito le parti, eccole qua. Allora, questo pezzettino che vedete è il banco phaser che dovremmo montare. Queste due parti semicircolari in metallo sono parte dello scheletro e vanno montate sul pezzo di telaio che già abbiamo montato nelle fasi precedenti, vi ricordate? In quelle che abbiamo visto relative ai fascicoli che vanno dall'1 al 6. Mentre questa qui è la dorsale vera e propria del collo della nave. Qui vedete i fori degli hangar navette e qui ci sono quelli dei banchi phaser. In questo caso monteremo un solo banco phaser, eccolo qua. Ok? Bene, allora, come sempre andiamo a togliere le parti dalla confezione. In questo modo. Ovviamente fare sempre la verifica che ci siano le parti fornite, che non manchi nulla, ok? Qui ci sono anche
due molle, il cui utilizzo andremo a vedere più avanti, e le confezioni ovviamente delle viti. Bene, ora giriamo il collo della nave in questo modo, prendiamo il banco phaser, ok? Il banco phaser chiaramente ha una leggermente curvo, quindi lo dovremo inserire seguendo la curva che troveremo anche qui sul foro. Ok? C'è un solo modo per infilarlo. Così. Se proviamo a metterlo girato al contrario, ecco, non entra, quindi è facilmente identificabile la cosa, eh? Non ci sono grosse difficoltà. Ok? Lo posizioniamo bene in questo modo, poi andiamo a prendere le molle. Oh, attenzione che ne vengono fornite solamente due in questo sacchettino, perlomeno io ne ho solo due, quindi prestate particolare attenzione a non perderle, altrimenti poi dovreste richiederle altre, e le mettere qui sui perni, ognuna su un perno, una qua e l'altra qui, in questo modo. La fase successiva chiaramente sarà quella di applicare la copertura, copertura che terrà in posizione anche le molle. Come facciamo? Allora, innanzitutto guardate bene il pezzo, noterete che c'è un'aletta che sta più in alto rispetto all'altra, e secondo il disegno del fascicolo la parte sollevata andrà in questa direzione. Quindi dovremo praticamente applicarlo in questo modo. Così. Ecco qua. Lo tengo con il dito, altrimenti le molle chiaramente lo farebbero saltare via. Comunque è questo. Non spiana particolarmente bene, tant'è vero che pensavo ci fosse un errore sulle istruzioni, però anche girandolo ho visto che non cambia, quindi per il momento prendiamolo con il beneficio del dubbio e montiamolo come indicato dal fascicolo. Vi ricordo che il pezzo in questione è plastica, quindi attenzione quando stringete le viti. Bene, adesso fisseremo il tutto con due viti di tipo AP, quindi posizioniamo delicatamente il pezzo. Chiaramente vi si sposterà un po', ma purtroppo dobbiamo lasciarlo per prendere le viti. Ne prendiamo due. Vi ricordo che non serve lubrificarle in questo caso, visto che abbiamo a che fare con la plastica. Ecco qua. Allora, riposizioniamo il pezzo. Fatelo magari un buco alla volta, in maniera tale, tanto vi accorgete quando è messo bene, perché i pernetti di plastica che fanno da centratura della molla devono uscire fuori da questa parte, dal foro del pezzo che mettete a copertura, ok? Quindi è una conferma che state in posizione. Poi prendete la vostra vite e cominciate ad avvitare delicatamente. Tornate sempre magari ogni tanto un giretto indietro per portare fuori i detriti che vengono creati dalla vite mentre crea la filettatura. Prendete la vite successiva e l'andate a inserire in quest'altro foro.
Ecco qua. Ricordatevi sempre di non forzare, perché essendo plastica vi si possono spanare con facilità la parte di plastica, quindi non la vite, ma la parte su cui avvitate, e quella poi dopo, se è spanata, richiede o la sostituzione del pezzo oppure l'uso di una vite più grande, che però c'è sempre il rischio che magari dia fastidio a qualche altra cosa, quindi è bene magari che prestiate attenzione a questo fattore qua. Adesso possiamo vedere che premendolo praticamente ha un effetto pulsante questo banco phaser, quindi adesso non so se questa cosa sia stata studiata perché servirà magari per attivare qualche funzione del modello, o se invece è solo stato fatto così senza una motivazione specifica. Questo chiaramente lo andremo a vedere in seguito. Comunque il risultato che dovrete avere dopo questa prima fase è questa. Bene, andiamo ora a recuperare la parte del telaio che abbiamo assemblato con la Stage 6. Mettiamo da parte la dorsale dello scafo e inseriremo questi altri due supporti. Come vi ho detto già l'altra volta, questi non hanno un lato preferenziale, nel senso come li mettete vanno bene, l'importante è rispettare il punto dove vanno ancorati. Allora, in questa fase di montaggio la parte più larga andrà in questo punto qua, ve lo mostro meglio, ok? Usare sempre come riferimento questa soletta qui, mentre la parte questa qui più lunga e sfinata, diciamo, andrà due quadranti sopra, quindi andrà in questo punto qua, parallelo diciamo a quello che abbiamo già montato in precedenza, vedete? Ok, quindi ce li mettiamo qui per comodità. In questo caso utilizzeremo per assemblarli 4 viti, 2 per parte, di tipo BM, vi ricordo che sono viti per il metallo, quindi in questo caso vanno lubrificate, di conseguenza munitevi di un lubrificante idoneo. Io ad esempio uso il WD-40, ma va bene anche lo Svitol. E come in precedenza bagniamo la vite nello Svitol e poi procediamo a fare prima una prefilettatura dei pezzi, in maniera tale da avere meno difficoltà quando poi li andiamo a montare qua. Quindi prenderemo la parte, ok, e creeremo la filettatura prima di montarla. In questa maniera sarà molto più facile poi eseguire il montaggio successivamente. Tenete sempre la vite il più possibile dritta, utilizzate anche il dito, vedete, per tenerla magari in posizione. Chiaramente è una cosa, un gioco un po' di pazienza. Ok? Fate questo anche su quest'altro foro. Questi altri al momento non è necessario, tanto non li dobbiamo assemblare. Poi verrà fatto chiaramente nelle fasi successive quando dovremo accoppiarli. Ricordate di usare sempre una vite differente per ogni foro, e di usare poi la stessa vite nel punto dove avete creato la filettatura, in maniera tale da non avere difficoltà. Ecco, arrivate più o meno in questo punto qua, non serve arrivare fino in fondo perché comunque poi ci sarà lo spessore dovuto al telaio sul quale andrà montato il pezzo, e comunque quando arrivate a fine corsa ve ne accorgete perché sentirete che improvvisamente diventa molto molto duro il cacciavite, quindi non lo forzate perché quello è il momento che poi si spezza la vite, ok? Quando arrivate a quel punto tornate comunque indietro e procedere a fare l'altro foro. Poi se serve, magari che pensate che non siete andati proprio fino in fondo, rilubrificate nuovamente la vite e riprovate, ma quando è già diciamo in fase di montaggio, senza forzarlo in questa fase qua. Prendiamo l'altra vite e facciamo la stessa cosa chiaramente su quest'altro foro.
quindi bagniamo nuovamente con lubrificante e procediamo. Ok, in questo modo senza arrivare a toccare in fondo, lasciare sempre un pochino di spazio, circa 1,5 mm, 2 mm, ok? Poi ne accorgete, ripeto, sentite che indurisce molto, quindi fermatevi a quel punto là. Adesso rimuoviamo anche questa vite. Completamente. E andiamo ad assemblare il pezzo qua. Ovviamente non invertite i lati, perché quell'altro lato non è stato filettato, quindi attenzione, controllate sempre il lato giusto. Quindi andiamo a recuperare la prima vite, quella con cui abbiamo fatto il primo foro, e andiamo ad assemblare il pezzo sul telaio. Ovviamente prestate attenzione a usare il lato che avete prefilettato. Come potete vedere osservando il foro, noterete che ci sono i segni della filettatura, ok? Non lo confondete perché quell'altro chiaramente non è stato filettato. Allora, prendiamo il pezzo, mettiamo in posizione, usiamo le dita per tenerlo bene in posizione e cominciamo ad avvitare. Ovviamente adesso potrete avvitare un po' più in tranquillità perché il pezzo già è filettato, quindi non c'è quel rischio iniziale, ok, che possa rompersi qualcosa. E poi procederemo ad avvitare anche la seconda vite. Rimettiamo bene in posizione. Inseriamo la vite dentro il foro. E avvitiamo. Ovviamente quando arrivate a fine corsa fermatevi senza stringere in maniera brutale perché non serve, ok? Il pezzo risulta montato. Poi passiamo al pezzo più, diciamo, fino. Allo stesso modo procediamo a filettare in precedenza le aperture, i rifori, e poi lo applicheremo chiaramente sul telaio in questo modo, sempre avvitandolo dalla parte sotto. Quindi prendiamo le rimanenti due viti BM, le bagniamo dentro il lubrificante come abbiamo fatto in precedenza per le altre e cominciamo a filettare questi due fori qua, questo e questo, oppure questo e questo, non ha importanza, sono uguali, l'importante è che decidiate voi da quale verso farlo. Vi ricordo di tenere sempre la vite il più dritta possibile mentre lo fate, almeno finché non va dentro un pochino, e usate il sistema descritto in precedenza per filettare. Questo lo fate anche per quest'altra vite. Una volta completate tutte e due le filettature, lo andiamo a posizionare. Vi ricordo che questo va parallelo in sequenza con quello montato in precedenza, fa la stessa curva, vedete? Alziamo il telaio tenendo il pezzo in posizione con le dita, in questo modo, e incominciamo ad inserire la prima vite. Cominciate con quella che più vi aggrada, non è che c'è un metodo da seguire particolare. Chiaramente non serrate completamente, andate a prendere la seconda vite e posizioniamola sull'altro foro
Possiamo andare chiaramente più spediti perché il foro è già preparato. Oh, poi quando arriviamo a fine corsa anche con questa, controlliamo di essere arrivati bene in fine corsa, stringiamo la rimanente parte anche qua e il pezzo è pronto. Bene amici, con questo abbiamo concluso la fase numero 7. Molto, sarà molto semplice da fare, sicuramente non avrete difficoltà. Comunque vi invito, per qualsiasi dubbio o perplessità, di lasciarmi un commento qui sotto al video, in maniera tale che poi io cercherò di rispondervi il primo possibile. Ricordo a chi non l'avesse ancora fatto che è possibile iscriversi anche al gruppo Facebook, dove chiaramente troverete ulteriore aiuto nel montaggio del modello. Ok, grazie a tutti per la visione, ci vediamo a breve distanza per la prossima fase, che sarà lo stage numero 8. Ok, ciao a tutti e grazie.